Popolarità, eh? Caso strano. La media italiana, Cavalla furiosa, quando mi fa caso strano così, cioè, si capisce più ognuno ha un caso diverso, però, ci sono tante Sì, ma differenze di scappano tutti. missioni. Però, Però, ecco, ecco. se c'è stata questa fuga di massa degli allenatori, un motivo ci sarà. Una Vuol chiave di dire lettura, però, che la vorrei dare. l'ambiente Roma è molto difficile, molto Aspetta, particolare. ti logora un ambiente come Roma, posso un dire ambiente però una cosa? difficile. Quando i giocatori hanno remato contro a certi allenatori, vedi Spalletti e Ranieri. Ricordo in primis quel 4-3 di Genova. Si è visto. Secondo me, però, Aspetta, penso Spalletti. che quest'anno l'impegno da parte dei giocatori Sì. non sia mai Però è mancato. facile dire Spalletti hanno remato contro, Perché Spalletti godeva della fiducia di tutti e poi non ci dimentichiamo che di nascosto andò a parlare col Chelsea. E Sì, ma quando tornò fece una brutta attenzione, però, figura e da lì si è spaccato un Spalletti po' lo quando se n'è andato ha spogliatoio. rilasciato delle dichiarazioni, insomma, che davano a capire che non legava Sì, più. ma Spalletti ha fatto 4 anni, era pure finito un ciclo. Sì, Ci può per stare. carità, però Come la stessa cosa Capello, te sto 4 anni dicendo, finisce un possiamo ciclo. dirlo, è È anche mancato, normale che finisca un ciclo dopo esatto, lo 5 anni. chiedo prima agli ospiti e poi a voi, è mancato secondo voi quest'anno l'impegno da parte dei giocatori? Secondo voi hanno remato contro Zeman o non hanno fatto il loro dovere a pieno? Allora, io penso che Zeman voglia applicare la matematica al calcio con la sua idea di gioco. Purtroppo la matematica al calcio non si può applicare perché è fatto di episodi. E quindi non possono fare sempre quello che chiede lui. Sono convinto, sono uno dei primi che pensa che quello che fa Zeman ha fatto al 110% porterebbe risultati. Il problema è che è impossibile applicarsi al 110% per 97 minuti, come dice lui. E Esatto. quindi purtroppo Ma la squadra non c'è ci un momento in cui riesce. devi fermarti, magari aspettare e ripartire, in un momento di magari che devi Ma respirare. questo sono tutti i frangenti della vita. Appunto. Non è che può dare come autore del lavoro, non è che può fare autore E a sprombattuto. Se tu guardi pure Sanremo, la puntata di Sanremo vive dei picchi è definito e c'ha dei maestro, fasi di dovrebbe stare. saperlo, no? Maestro di vita, maestro di Marco, calcio. Riccardo. La squadra non ci riesce neanche per un'ora di gioco, ci riesce a malapena per 40 minuti, mezz'ora a reggere l'intensità che vorrebbe Zeman. Quindi penso che l'allenatore Danno il dovrebbe massimo, farsi. pensi che non lo danno? Questo Per me io sì, miravo ai per giocatori me adesso. fino a che il fisico regge sì. Però Zeman da allenatore e da maestro, appunto, come diceva Flavio, come quale è definito, dovrebbe chiedersi perché la squadra regge solo mezz'ora e se a quel punto non sarebbe conveniente gestire e dosare le energie nell'arco della Ma partita. è questo il punto sul quale mi vorrei soffermare. È normale che una squadra che è allenata da Zeman oramai da 6 mesi non sia in grado di reggere 90 minuti? Non ha ancora metabolizzato gli allenamenti di Zeman? O veramente, come dice Zeman, si trovano degli alibi, ci sono delle scuse, alcuni giocatori non lo seguono più? Perché poi Zeman l'ha detto chiaramente, una volta per le influenze, una volta per la pioggia, una volta per gli infortuni. Ma si ritrova sempre con 10-11 giocatori. La rosa è composta 14 no, no, oggi in campo 14 che oggi sono? con La rosa è 10 a un composta da certo 25 punto giocatori. Allora dove finiscono tutti quei ce lo giocatori? scrive un ascoltatore. Com'è possibile che oggi solo 14 giocatori si sono allenati? Non è la prima volta, capisco perché solo mezz'ora non corrono. Riccardo. Ma io ricollegandomi prima al volo al discorso del cambio di allenatori, non è un'eccezione giallorossa, è la media italiana. Per la gran parte, cioè se noi mettiamo a confronto il modello inglese dove un Roberto Mancini dalle grandi difficoltà dei primi anni non viene esonerato da un Alex Ferguson che sta là da quasi 20 anni, in Italia non è così, l'abbiamo visto con l'Inter di Mancini esonerato dopo, no esonerato, diciamo è finito il ciclo dopo aver vinto uno scudetto e diverse Coppe Italia. Il problema non è l'allenatore e il cambio di allenatore, il dato obiettivo oggi è che la squadra fatica con Zeman. Dalle varie interviste che sono state fatte, in primis ricordo Florenzi che poco fa, se non sbaglio, dopo l'Inter in Coppa Italia, ha detto: Zeman vuole tanto, noi corriamo tanto, ci stanchiamo E tanto. quindi è normale essere affaticati dopo una partita giocata con i ritmi voluti Allora, da Zeman? appunto, non è normale Cioè, secondo me perché fa parte della non è normalità. Secondo normale. me non fa parte della normalità questa Però scarsezza di pazienza che c'è in Italia, non solo quest'anno nella Roma, ma mi vengono in mente allenatori come Zamparini, Cellino, sono allenatori dirigenti, sì, presidenti che però non hanno pazienza. Cioè, nel momento in cui non gli sta più bene una cosa, cambiano allenatore. Luca, non è un Un discorso progetto non si porta a termine in deve una essere più stagione, duraturo, in sei ok?
Però il discorso non è soltanto fisico, perché altrimenti si limiterebbe veramente a poco. Il fatto è una, la questione è un'altra. A questi livelli, soprattutto, il calciatore deve essere preso per la testa da un allenatore. Bravo. Nel senso, devi credere a quello che l'allenatore gli viene proposto. E purtroppo tutto dipende dai risultati. Sì. Quando i risultati non arrivano, quando le prestazioni non sono buone, l'allenatore ti chiede quei movimenti che poi ti portano sempre allo stesso risultato, ovvero a gol stranissimi, praterie che vengono lasciate in campo aperto e tutto. Il giocatore non ci crede più e allora il fattore fisico diventa preponderante, però finisce lì, finita la benzina, finisce tutto. Se il giocatore o i giocatori non ci credono più, la Roma avrebbe segnato 3 gol contro il Bologna. Sì, ma attenzione, il problema, essendo passato in svantaggio, problema è un altro. Una squadra che non ti segue più, non si impegna più, non segna più il gol del 3-3. Difensori e centrocampisti si lamentano sempre sui gol presi. Tu vedi, è ciclico. Castan si lamenta, e Burdisso si lamenta, De Rossi l'abbiamo visto al derby quando pareggia Close, che fa prendiamo sempre i stessi gol. Insomma, c'è, tu fai 3 gol a Bologna, ma ne prendi anche 3, rischi di prenderne altri 3. Questo non si fa parte, attenzione, però, non questo si però fa parte della filosofia Zeman. Ho capito, aspetta, ma è come lavorare per 8 ore al giorno sapendo che non ti pagano, ok? Ti sfiduci un po', cioè se tu squadra sai che alla fine questo sistema di gioco, perché purtroppo umanamente il sistema di gioco di Zeman porta a essere scoperti, ti porta a prendere sempre gol, secondo me a lungo andare ti sfiduci. Ma è tutta una questione di risultati. Tu per esempio Zeman, io non me la sento di criticarlo per la sua autorità che impone. Lui è fatto così, un allenatore è libero anche di farlo, però i risultati gli devono dare ragione. È come quando si dice De Rossi non gioca. Benissimo, sei libero di non farlo giocare, però in campo devi vincere. Assolutamente sì. Che quando non vinci si ritorce tutto. Tutte le volte contro che abbiamo perso e che siamo stati recuperati, tra l'altro c'è un dato abbastanza inquietante: le 16 partite in cui la Roma è passata in vantaggio, 7 volte poi ha perso la partita. Sì. Ma spesso e volentieri però è stata colpa non del reparto ma del singolo giocatore che ha sbagliato. Adesso mi viene in mente Stekelenburg contro la Sampdoria, mi viene in mente Burdisso che frana addosso a Stekelenburg, sì, mi viene in mente pure Buffon a parte smarronate nella Juve. Luca, se c'è l'insieme, andiamo un attimo su Facebook, ragazzi. Sì, leggiamo, andiamo, pure andiamo velocemente su Facebook e poi, visto che ci siamo, rivediamo gli highlights contro il Bologna, così poi li analizziamo. Sì, un po' prima insieme di vederli, poi c'era Riccardo e voleva commentare. Certo, così. Certo, certo. Martita, hanno scritto niente di Scrocchierello, qualcosa, c'è qualche avanzo? No, nulla. Più o meno c'è Damiano Serricchio che dice: io più dei dirigenti mi preoccuperei di chi c'è più su di loro, e mi sembra che questo progetto punti troppo sul marketing e business e si stia davvero trascurando troppo il lato tecnico e tornando ai dirigenti ai limiti del ridicolo. Beh, probabilmente ha ragione, anche se io ritengo che quell'aspetto sia fondamentale per portare una società come la Roma ai vertici del campionato. Tre nomi come Perinetti, Moggi e Ranieri. Moggi? Sì. Moggi non può farlo. Non può più farlo. Non può più farlo, è radiato, insomma. Tu pensa, se a me mi chiedi il nome, io l'unico che è Pantaleo Corvino. Pantaleo Corvino, stavo per dire la stessa cosa. Per me mi piace oppure tanto Pierpaolo Marino. Scrive nessuno niente per me, qualcosa. Sì, Danilo, non ci sono speranze. Non... Attenzione, c'è una fans, c'è una fans. Cristina Contini. Un saluto a Cristina, ragazzi, anch'io ho il mio seguito, nonostante non l'avreste mai creduto. Che scrive? Danilo, sei spettacolare. Cavallo. Però furioso. Rispondono anche dicendo di più Martina, quindi Martì, ma se mi faccio crescere i capelli, io non so niente da invidiare a te, ce l'ho ricci pure io. Riccardo, prima degli highlights, volevi dire una cosa? Per chiudere il discorso di prima, la contraddizione tra Zeman e il gruppo è che Zeman punta sul gruppo, non sulla testa del singolo. Zeman in allenamento li tratta tutti allo stesso modo. Spesso giocatori un po' claudicanti, infortunati, sono, tra virgolette, costretti a fare lo stesso lavoro di uno che sta bene. Tipico dei perdenti. Lo dice la storia del calcio. Ma il punto è che non Zeman... lo dico io, no, lo no, dice no la storia del calcio. La contraddizione è che un allenatore che punta sul gruppo e che punta sul fisico con una squadra che è relativamente giovane dovrebbe avere un seguito abbastanza positivo. È qua la contraddizione. I giovani faticano, ma se non faticano i giovani, che facciamo, sì, faticare? Ma poi c'hai i giovani che quando perdi a Bologna ti vanno alle feste a Ostia fino alle 2 di notte. Sai qualcosa che non sappiamo? No, cose che sono uscite comunque. Non possono vedersi in clausura. Ho c'eri capito, anche tu però a quelle feste? No, assolutamente, okay. Io ho solamente letto sui vari siti. Però queste cose sono in Italia, eh? Ci sono altre parti. Sì, è più chiuso. Pensi i giocatori di Barcellona non fanno mai feste?
Sì, ho capito, dai. Marco, ma però sinceramente quando perdi, se il giocatore io non è in campo. Ho incontrato tre giocatori della Roma giovedì scorso che all'1:30 di notte stavano ancora al ristorante dove stavo anch'io, quando il giorno dopo alle 10 dovevi stare a Trigoria. Vogliamo segnalarli? Segnaliamo. Sì, erano Castan, Marchigno e Taddei. Marchigno o Marchigno? Taddei mi interessa poco, Castan un po' di più. C'ha l'infortunio, quindi penso, no, comunque era Marchigno. Ma io sono dell'idea che comunque se un giocatore rende in campo può fare quello che vuole nella sua... C'era lì, ma che arrivava alle 7 di mattina. Ubriaco. Sì. Ubriaco, ma porta, completamente porta ubriaco. Porta risultati, poi per me può stare in giro pure tutta la notte, però porta i risultati. E su questo penso che siamo tutti d'accordo, c'è bisogno di risultati. Sinceramente, certo. Hai parlato di tre giocatori, Taddei non ha mai giocato. Marchigno e Castano non hanno però mai... Però Castano è stato gentilissimo, mi ha chiesto la foto, mi ha fatto certo. Non hanno mai fatto mancare il loro apporto. Beh, grande involuzione di Castano nelle ultime partite. Che ha giocato anche soprattutto grande involuzione quando fa coppia con Burdisso. C'è anche da dire questo. Fanno tutti. Ma non era Castano che doveva fare da padrone a Marquinhos, come diceva Zeman. Se andiamo un attimo sui particolari, con quella difesa le evoluzioni fanno tutte. Ricordate sempre che Marquinhos, se va a far male, va a recuperare i soliti buchi difensivi che abbiamo. Certo. Ragazzi, a Roma parte, prende contropiede, Marquinhos va a tappare buchi e se li fa male. Sempre così. Esattamente come contro il Bologna, perché più o meno è successo quello anche a Bologna. Allora ci andiamo a rivedere proprio le immagini di Bologna-Roma commentate da Marco Cordaro. E poi analizziamo un po' quello che è successo, perché non è possibile che finisce sempre con... si va in vantaggio, si subiscono... È sempre la stessa cosa. Giannocchero poi effetto al triplice, fischio 3-3, siamo lontani al terzo posto. Beh, insomma, una partita che sicuramente ha tantissime chiavi di lettura, dai gol incassati, dal Goicoechea, dai singoli, errori difensivi, dai due pari presi da Diamanti, tutti argomenti dei quali parleremo però dopo la pubblicità. Ah, davvero? Eh sì. Allora. So che adesso guardare la Roma ti affligge un po', la guardi con meno emozione sul divano. Avendo rivisto... quando siamo in trasferta sul divano, perché rivisto, non posso andare. Avendo rivisto queste immagini, che partita ti aspetti contro no, il Cagliari? No, ecco, una domanda secca. Noi soffriamo molto gli ibridi, non le mezze punte. Sì. Ok, i vari Diamanti, i Terò, i Mauri, mettete un po' di nome d'este mezzo. Come? Biabiani, Pereira, Storico Morimoto. Cagliari, che tipo di giocatore? C'ha Sauga, un giocatore del il genere? Cagliari, ci no, può fare più che altro a Kossu o Nainggolan. Comunque gioca in quel modo il Cagliari, con un centrocampo... Sì, gioca. Quindi un Aimo preso. No, con un centrocampo, gioca con un centrocampo a rombo, comunque dove c'è un giocatore così che tra le linee vada a agire. Potrebbe non esserci Piniglia. Potrebbe esserci Piniglia. Piniglia forse sta sul mercato, potrebbe andare all'Atalanta nelle ultime ore. Ma credo che giocherà il Cagliari, giocherà con Nainggolan dietro ai Barbo e Sau, perché in trasferta gioca soprattutto così. Con la Lazio almeno quindi si era presentato così. Due velocissime, Marco. Due di contropiede. Due di contropiede con Nainggolan, che non è un trequartista proprio di ruolo. È un giocatore soprattutto che riesce a dar manforte in fase di non possesso, ma capace anche di inserirsi. Quindi sarà... tecnicamente per il 4-3-3 di Zeman difficilissima come partita. Tatticamente dura. Lo è stata... cioè, il Cagliari in ultime partite è stata dura con la Lazio, cioè è stata dura per la Lazio, è stata dura per la Juve, cioè tutte le squadre che ha incontrato sono andate in difficoltà. Quindi la Roma dovrà disputare una bella partita per vincere. Ragazzi, che pensate voi dopo tutto questo polverone Roma-Cagliari? Che partita sarà? Che approccio ci sarà soprattutto da parte dei giocatori? Ah, io spero che arrivino i tre punti ovviamente da tifoso della Roma. Però è una partita dura perché il Cagliari nelle ultime partite ha giocato bene e ha raccolto poco. Dal punto di vista difensivo è una squadra organizzata e con Sau e Barbo possono fare male. E secondo me Pisano è uno dei terzini migliori che abbiamo adesso in questo momento nel panorama della Serie A. Marco? Che partita vedo? Vedo una partita in cui la Roma deve puntare assolutamente alla vittoria, vista anche la fiducia a tempo data a Zeman, in cui non c'è altro risultato possibile. Uno per la fiducia a Zeman e due per la classifica. Quindi questo solo i tre punti valgono. Queste punte velocissime, come diceva Marco... Le soffriamo. Per fatto, tu hai detto una cosa, la Roma deve vincere assolutamente.
La troppa voglia di vincere potrebbe essere deleteria, eh? Attenti, nel senso che il calcio della Roma, ne ha parlato Sabatini. Però, tecnicamente però la Roma è più forte. Il problema sarà a centrocampo però, perché sarà Pjanic squalificato e De Rossi non so se rientrerà. Vabbè, ci sarà un grandissimo oggi problema a centrocampo. Oggi mi pare che si è unito al gruppo De Rossi, sì, vero Martina? Sì, si è unito nel secondo partitella. Allenamento, quello pomeridiano, si è allenato, ma io... dubito che potrà prendere parte della partita. Vedo una partita tatticamente dura come ogni partita che abbiamo con Zeman. Beh, telegrafico e sincero. Telegrafico giusto. E sincero. Ma il problema è giusto. Io faccio una domanda perché non so se avvicina al pensiero mio. Io ho un'idea che il modulo di Zeman ormai sia obsoleto, nel senso che ormai sappiano tutti come affrontarlo. Le differenze tecniche possono fare le squadre più o meno forti. Sì. Pensi questo o pensi... Cosa pensi? Che la Roma abbia dei buchi difensivi inaccettabili per la Serie A. Invece a questo punto chiedo io, potrebbe essere riconfermato dopo l'esordio nella Roma in Serie A Torosidis? È un giocatore che a me non dispiace, certo, non abbiamo comprato Dani Alves, però... Lo dico subito, è il nuovo Annoni. È greco. È il nuovo Annoni. È il nuovo Tarzan Annoni, Torosidis, battezzato... Questo se strappa le maniche ma prima potrebbe, del campo. Così, potrebbe aiutare un po' Taxidis o viceversa Taxidis? No, potrebbe aiutare un po' Torosidis? So sicuro che sia... Io sono andato a leggere su Wikipedia. È il nuovo Annoni, l'ho detto! Questo se strapperà, diventa come Hulk, Sei pronto a scommettere? Come? Sei pronto a scommettere? Uno che simula perché aspetta, mi fa colpire la palla di neve. Stamattina cosa ho fatto come Fantozzi, però i greci c'hanno carattere, poi ho pensato, quasi tutti c'hanno carattere. Tranne il nostro. Come? Tranne il nostro. No, vabbè, ma perché... Arriva un bel messaggio, lo leggiamo. Avanti con Zeman, ma se proprio dobbiamo cambiare... Allenatore, non cerchiamo il colpo ad effetto, Giannini va benissimo, è un grande. Poi ci scrivono, Danilo, ti ricordi quando a Via Modica per giocare scavalcavamo 5 metri di inferiate solo per correre dietro al pallone? Il problema è che oggi non c'è più amore, ma solo soldi. Resisti Boemo, Alessandro, il cugine Luca. È vero, scavalcavamo l'inferiate 5 metri. Una volta ci sono rimasto incastrato, però. Sì? Sì, ci avevo detto. Pure io. Mi hanno dovuto tirare giù un tre poi per tirare a me. Fu un problema logistico. Ma abbagliava sotto poi. Ci scrivono, lasciate perdere la Roma, facciamo un misbattito. Va bene? Beh, abbiamo allora, un'ottima candidata. Perché a luglio Verratti, che è in ascesa, non è stato preso al posto di Taxidis? E a luglio DDR, che è sempre polemico e da anni in pieno tramonto, è stato venduto? Quanta invidia per i laziali che hanno una squadra vera da tifare che non si spacca sempre per mille polemiche. Beh, non so, insomma, di polemiche ce n'hanno pure loro con l'udito, voglio dire, va bene. Ho capito tutto. Ci scrivono, finalmente arrivano delle soluzioni invece delle tante chiacchiere e cazzate. Però ci ha fatto caso che la stragrande maggioranza delle persone è comunque a favore di Zeman. Sì, sì, bisogna dirlo chiaramente. La gente è a favore di Zeman, la maggioranza. Beh, anche perché sarebbe un po', ripeto, ma la mia inutile interrompere un rapporto. La mia è solo una questione tecnica, io non l'avrei mai ripreso alla Roma. Però questo però è un altro tipo di discorso. Che questo frangente è stato tutto ridicolo, dal comportamento di Zeman, ma ancora peggio il comportamento della società. Comunque finalmente arrivano delle soluzioni invece di tante chiacchiere come avete fatto voi, bifolchi e cialtroni. Benissimo, ho capito tutto, ci scrive. Primo tempo a Zeman, pausa al Demental Coach poi, secondo tempo Luis Orrigo, terzo tempo a Rocky Balboa, Nandopoulos ci scrive. Beh, potrebbe essere una buona soluzione. Benissimo, no? Se Zeman resta, i primi ad essere contenti sono gli avversari, Ciccio. Beh, qualcuno logicamente. Poi ci scrivono, ma se il portiere deve essere bravo con i piedi, perché non mette Totti in porta? Allora, la società e Zeman e tutti i giocatori in questo momento devono essere uniti per la Roma, poi a fine anno si tireranno le conclusioni. Luchi 60 ci scrive, un derby in Coppa Italia sarebbe bellissimo, cari cugini, noi vi aspettiamo. Alfredo, posso dire una cosa? Io solo al pensiero mi piarcagotto, sono sincero, a me il derby in Coppa Italia... Ma il problema è se ci arrivi. No, a prescindere che abbiamo quella montagna enorme che è l'Inter, che si sta anche rafforzando, ha venduto... Però il derby finale è pericoloso. Pure Caruma di Capello, ma io lo dico a prescindere dai valori in campo. Per me il derby in finale di Coppa Italia, io non lo so che ne pensate voi. Io vado via da Roma. Non lo so. A me non piace questa idea, devo essere sincero. No,
Poi arrivano tanti messaggi per voi ragazzi, vi salutano anche delle donne, vi scriviamo, mi pare un Natale serena per voi due, Marco e Flavio. Serena si firmava, una cavalla furiosa, una giraffina imbizzarrita, una coccinella, no, benissimo. Serena più, sa che è più saver l'amico. Riccardo? No. No, no, non lo so, forse ho sbagliato. Non diciamo, se non diciamo Serena, poi attenzione. Siate che, sereni. Fermi tu. Roma Società, più rispetto per i suoi ultras, anche se sono di Taranto. Vivo a Roma da anni per lavoro e spero che la lupa rialzi presto la testa. Posso capire ciò che state passando, perché da tarantino so bene che vuol dire soffrire di calcio. Avanti Roma. Un saluto alla grande tifoseria del Taranto, stadio Iacovone di Taranto. Danilo, abbiamo un minuto, vogliamo fare un giro di pronostici per la partita e salutiamo? No. No, non io lo vuoi fare? Io non lo faccio. Ma tu non lo fai? Io però volete fare il loro pronostico? Se vuoi lo facciamo, però scommesse stanno vanno male. Quindi non so se porta anche bene. Anche con un pizzico di scaramanzia, non so, vedete voi. La Roma deve vincere e vincerà. Okay. Bravo! Scusa, prego. Marco? Vincere e vincere uno, no, fisso. Uno fisso, secondo te Flavio? Uno handicap. Ah, uno con l'handicap. Danilo ha detto che non lo fa, Martina tu lo fai? Io. Marco? 2-2. 2 a 2, un altro pareggio? Un altro pareggio. E che cosa potrebbe significare 2-2? X. X. Per Zeman. Punto. Però il problema non è la vittoria. Non è una vittoria, ci devono essere una serie di vittorie purtroppo. Assolutamente bisogna convincere. E io vi ringrazio tutti, ricordo sabato per chi vuole all'istituto Leopoldo Pirelli, al Pirelli Stadium, il memorial per ricordare il 5° anniversario Alessandro Bini. Per chiunque volesse, dalle 2:30 in poi saremo tutti là, una bella manifestazione di calcio, di affetto e di ricordo. Allora noi ci vediamo sabato, Battito invece torna puntualmente la settimana prossima martedì. Alla prossima. Ciao tutti insieme. Assunciao, popolo, assunciao, popolo, assunciao, popolo.